Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Sotto la panca la capra campa, sopra la campa la capra crepa. L'ho sbagliato. Ciao amiche, ciao amici. Nel video di oggi io e Mattia di Lingua Franca abbiamo deciso di fare un video insieme in cui ci facciamo delle domande e ci diamo delle risposte. Ci siamo intervistati. Vi ricordo di andare a visitare anche il suo canale, perché anche lì troverete non solo questa intervista, ma anche altri video per imparare l'italiano. Come sempre, nel primo commento potete trovare la trascrizione del video di oggi e vi ricordo che potete attivare i sottotitoli. Spero che il video vi piaccia e se vi piace fatecelo sapere nei commenti. Buona visione! Ciao! Come ti chiami? Mattia. Simone, dove sei nato? Sono nato a Torino 29, quasi 30 anni fa. Sono nato a Taranto 26 anni fa. Qual è il tuo cibo preferito? La pasta al forno della nonna. Cibo preferito? Gli agnolotti, fatti anche quelli da mia nonna. E invece, qual è il cibo che non mangeresti mai? Allora, la pizza con l'ananas e probabilmente i cavoli, ma la pizza con l'ananas vince. E tu hai già detto la pizza con l'ananas, che era la mia prima scelta, io ti dirò la pasta con il ketchup. Non si fa. Qual è l'ultimo paese che hai visitato? L'Olanda, sono stato ad Amsterdam per meno di 24 ore, 20 ore all'incirca. Anch'io in Olanda, però non ad Amsterdam ma a Utrecht. E invece qual è l'ultimo posto che hai visto in Italia? L'ultimo posto che ho visto in Italia bene è stato Padova, perché ho vissuto lì circa un mese per lavoro a settembre dell'anno scorso. L'ultimo posto che ho visto in Italia. Sono stato a Bari, che è in Puglia, che è l'unica città, Puglia non l'unica, ma è la città che è in Puglia all'aeroporto principale, e quindi sono stato un paio di giorni a Bari e poi sono andato in Germania. Dimmi un proverbio famoso. Un proverbio famoso? Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Sotto la panca la capra campa, sopra la campa la capra crepa. L'ho sbagliato. Vabbè dai, va bene lo stesso. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Consiglieresti di visitare la tua città? Sì, assolutamente sì. Torino è molto bella e tra l'altro non ci sono troppi turisti, quindi si può in questo modo vedere una parte d'Italia. Insomma, a differenza di Milano, Roma, Venezia, che sono bellissime città, però ci sono a volte troppi turisti. Sì, consiglierei di visitare Taranto perché ci sono un sacco di spiagge, c'è un sacco di mare e perché soprattutto ci sono i delfini. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Ci sono un sacco di delfini, ci sono le balene, le escursioni da fare, bellissimi. E in questo momento studi o lavori? Lavoro e lavoro principalmente come docente di inglese e come consulente. Allora, faccio tutte e due, studio e lavoro perché faccio un dottorato, però direi che più studio che lavorare. Ed è uno studio volto a risolvere i problemi che ho al lavoro. Quali sono le tue passioni e i tuoi hobby? Mi piace molto leggere e da quando sono in quarantena ho cominciato anche a imparare a suonare la chitarra, ma sono ancora molto scarso. Allora, a parte fare i video, mi piace molto fotografare, mi piace viaggiare, anche se adesso non si può viaggiare, e mi piace molto leggere. Però leggere la vedo più come un'attività che come una passione. Ti piace fare sport?
Sì, ho giocato per tanti anni a basket, ma ho smesso anche da tanti anni e da 2 o 3 anni a questa parte ho cominciato ad arrampicare e mi piace moltissimo. Sì, mi piace molto giocare a pallavolo, anche se non gioco più a pallavolo da un po' di anni. Per tenermi in movimento, la mattina vado a correre per 10, massimo 15 minuti. Che altrimenti poi sono troppo stanco. Preferisci film oppure serie TV? Serie TV, assolutamente, perché ho la soglia di attenzione di un pesce rosso e i film, a meno che non sia un film bellissimo, mi annoia molto in fretta. Allora, preferisco i film quando sono con qualcuno, mentre quando sono da solo le serie TV, che ogni tanto guardo anche in una sola notte. L'ultima serie che ho guardato è stata La Casa di Carta, che in realtà si chiama La Casa dei Papel, e l'ho guardata con la mia fidanzata via Skype. Quindi su uno schermo avevo la mia fidanzata e su uno schermo avevo la serie TV. Cosa farai come prima cosa quando tutto tornerà alla normalità? Quando tutto tornerà alla normalità davvero, probabilmente ci vorrà ancora un po', vorrei fare un viaggio da solo, perché è un po' di anni che non faccio un viaggio da solo e quindi insomma, penso che sarà uno dei primi piani. La prima cosa che farò quando tutto sarà tornato alla normalità è andare a visitare la mia fidanzata, cosa che non posso fare adesso perché dovrei fare 14 giorni di quarantena in Italia e poi 14 giorni di quarantena in Germania, il che significa 28 giorni di quarantena in cui io non posso lavorare, quindi un mese di vacanza che non mi posso prendere. Perché hai deciso di aprire un canale YouTube dedicato agli studenti della lingua italiana? Perché mi piacciono moltissimo le lingue e mi ha sempre divertito provare a imparare una lingua e insegnando l'inglese ho pensato perché non provare a farlo su YouTube con l'italiano, visto che è uno strumento così potente e utile per un sacco di persone. Perché io ho sempre imparato le lingue su YouTube, oppure su Duolingo, oppure su Memrise. Però quando lo imparavo su YouTube mi piaceva di più, mi divertivo di più. E quindi ho detto che bello sarebbe se qualcuno potesse imparare l'italiano da me. E quindi ho detto ci provo. Però per adesso mi diverte e mi piace molto. Cosa diresti alle persone che studiano l'italiano? Continuate così, forza, grandissimi che avete scelto di imparare l'italiano, soprattutto se è la prima lingua straniera che imparate. So che non è facile, ma vi assicuro che se studiate un pochino tutti i giorni, di mese in mese vedrete un miglioramento incredibile. Ci sono volte in cui l'italiano sembra difficile, ma vi assicuro che è facile. È che vi piacerà essere in Italia e poter parlare con le persone in maniera naturale. Seguite anche lui perché è molto bravo. Chi cazzo si sente questa musica? Mi piace molto leggere e da quando sono in